carino, ma sento che poteva dare qualcosa di più. Ehi tu, ciao e benvenuto in questo nuovo episodio di Underrated Singers. Oggi farò la reaction al video musicale della canzone Love No More di Cody Lovas. Se sei nuovo sul canale, Underrated Singers è un format dove recensisco cantanti che a parere mio sono sottovalutati o comunque poco conosciuti. Prima di iniziare ti chiedo di iscriverti se ti piacciono video come questi e di cliccare la campanellina in modo tale che YouTube ti invia una notifica ogni volta che esce un mio nuovo video. No matter how close you are, no matter what you say, no matter how hard you try, this is the only way. Well, you know it now. Eh sì, ha una voce molto particolare. Di certo non è una voce profonda. Could be like it was before. No matter how hard I try, just can't let you stay. My hands are tied because we can't get past the same old problems that we talk about. We keep on talking about how you run my heart in circles and you think that I'll just wait for you to come around, but you won't come around. And I don't want you left no more. Ascoltando solamente la intro, questo pezzo sembra simile a tanti altri. Però più la strofa va avanti, più mi rendo conto della passione che ci mette questo artista. È davvero bravo a farti scaturire emozioni, specialmente per la sinergia che riesce a creare fra testo e musica. No more, no, I don't want your love no more, no more. Every day I'm hurting more and more, but I don't want your love no more. How hard I tried to not let you back in. Forgiveness is so easy when you... Bellissima la voce sul ritornello, molto potente. Adoro quel graffietto che ha sui suoi acuti. You got a lot to give. You can only take so much before there's nothing left. And you always want, but you never wanna give. And I know you can see all of the pain that's gathered in my eyes when I look at you, when I look at you. And now I realize that all this time you had no heart, so you used mine, oh you used mine. And I don't want your love no more, no more. No, I don't want your love no more, no more. Da quel che sto capendo, questa canzone parla di una relazione che sta per finire, dove lui si è stufato di soffrire cercando di riparare tutti i danni che il partner ha causato. Con questa canzone, secondo me, riesce perfettamente a farti immedesimare nella situazione. È davvero bravo a creare delle immagini / scenari nella tua testa. Every day I'm hurting more and more, but I don't want your love no more, no more. I don't want your love no more, no more. I don't want your love no more, no more. Every single day. Ormai lo sapete che mi piace quando l'artista fa delle scelte minimal. In questa canzone ovviamente ce ne sono. Mi piace il fatto che l'artista abbia scelto un solo strumento per questo pezzo e mi piace che abbia voluto usare solo un luogo in modo tale da farti entrare completamente nel pezzo. I don't want your love no more, no more. And every single day I'm burning more, but I don't want your love no more, no more.
I don't want your love no more, no. Your love no more. Sul bridge poteva essere un pochino più creativo. È carino, ma sento che poteva dare qualcosa di più. Your love no more. Specialmente in questa canzone, diciamo, quel graffio che ha sugli acuti mi ha ricordato la canzone Mercy di Shawn Mendes, in cui faceva qualcosa di simile. Ovviamente totalmente un altro sound, però sì, me l'ha ricordata. Un'altra canzone che ti consiglio molto di ascoltare di Cody Lovas è Talk Slow. È una delle mie preferite. Allora, volevo dirti una cosa. Sto considerando l'idea di portare un altro genere di video sul canale, ma diciamo è solo un esperimento, non penso che sia una cosa che porterò sempre, però sì, in caso comunque farò un sondaggio qui sopra per vedere se l'idea vi piace e se vi piace appunto porterò questo genere di video. Allora, l'idea per il video sarebbe questa. Volevo mettere a confronto le voci dei cantanti con e senza autotune e ovviamente commentare le loro performance, vedendo appunto se se la cavano anche senza l'aiuto dell'autotune. Dovrebbe comparire un sondaggio qui sopra e sì, fatemi sapere se l'idea vi piace. Porterò questo video sul canale, altrimenti porterò i soliti video. Ok, detto questo, anche questo episodio di Underrated Singers è finito. Condividi questo video con una persona a cui potrebbe interessare questo cantante. E noi, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao!